successo? Signor, però parlate, non fate così, non vi capisco. Che... Questo? Sì. L'hai fatto tu questo? Sì. Vi piace? No. Vi spiego però, perché questa cliente è venuta qui al negozio l'altro ieri. Ha visto il mio chatouche e l'ha voluto uguale e io gliel'ho fatto. Io già tanto che lo sopporto in testa a te questo chatouche. Grazie per la stima. In testa alle clienti? Non lo voglio vedere mai più. Mai? Più. Mai più. Ma che ho detto? No, mai più. Però la cliente è rimasta contenta? Mi interessa? No. Mi interessa? Sì. Mi interessa? E quelle due sono... Non mi interessa. No, mi interessa, no. La nostra linea deve essere... Devo dire... secca. Sobria. 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 E? 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 Ma quando l'indovino... Elegante. Signore, perché dobbiamo fare questa indovinella prima mattina? Minimalista. Me lo posso segnare così e non me lo dimentico più. Me lo registro sopra il telefono, eh? Vogliamo fare questo fatto? Vi piace? Così non, per, non vi faccio perdere più tempo. Sobria, elegante e la terza ve la dice la signora perché è già mendicata. Minimalista. Andiamo, va. A casa? Va, fatica. Sì. Vedici. Secondo tempo, fischio d'inizio. E anche Manila si è sposata. Pure Manila si è sposata, beati loro. Perché? Come perché? Beati loro che avevano la disponibilità economica per sposarsi. Che si c'entra? Lo sai che quando si sono sposati mia mamma e mio padre a stento tenevano i soldi per la camera da letto? Vabbè, ma erano altri tempi, oggi sarebbe una follia. Vabbè, però io devo pure ascoltare il mio orologio biologico. Lo sai che cos'è? Un orologio senza i pesticidi. Come piatto per una insalata? Non ti sto capendo, parli in codice e non ti capisco. Allora, come ti devo spiegare? Arriva un momento nella vita in cui quello che hai non ti basta più. Battito, nella vita non bisogna mai rinunciare ai propri sogni. Non sono d'accordo, sono d'accordo. Senti che vuoi maturare, vuoi migliorare. Pensi, ma perché a loro sì, a me mai? Bravo, questo pensi soprattutto, perché a loro sì, a noi mai? Allora dico io, la soluzione qual è? Sto crocco in capo, guardami a me. Intanto anche Manila si è sposata. Che dobbiamo fare? Sono 13 anni che stiamo insieme. Che dobbiamo fare? Hai due opzioni. O ti sposo o mi lasci. No, o mi sposi o mi sposi. Sposatella, a cosa ci prima partita? Ma che ti intrometti a fare tu, mamma? Secondo te per vedermi una partita me la devo sposare? A noi ci facesse piacere. Ciao futti da... ciao a tutti da Valeria. Oggi parliamo di errori. Sì, perché nel girare le scene di un film, come ben sappiamo, di errori, papere e sviste, ce ne possono essere. E sapete qual è il film con più errori in assoluto? Ve lo dico io. È Apocalypse Now del 1979, che raggiunge 390 errori nascosti più o meno bene tra le sue scene. Segue a ruota Harry Potter e il prigioniero di Azkaban del 2004 con 296 sviste. Poi c'è un altro film di Harry Potter, La Camera dei Segreti del 2002, che ne ha 289. Superman 4 dell'87 ne ha 267. E infine c'è Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello del 2001, con 262 errori rimasti nella pellicola. Bene, se amate l'argomento, quindi gli errori nei film, guardate i miei video proprio sugli errori. Trovate le puntate del lato V in descrizione, qua sotto al video. Ciao, al prossimo video.